Benvenuti al corso di Scienze delle Costruzioni. Argomento di questa penultima lezione sono alcuni cenni sul metodo degli elementi finiti per l'analisi strutturale. Questo argomento, diciamo, esula un po' da quello che è la trattazione classica di un corso di Scienze delle Costruzioni, ma l'abbiamo voluto introdurre essenzialmente per due scopi. Da un lato si vogliono dare le idee di base che consentono di realizzare un programma di calcolo per l'analisi dei telai, argomento che abbiamo svolto nelle passate lezioni. Vogliamo vedere come si può implementare su computer. Dall'altro l'idea è far vedere come funziona, così a livello qualitativo, un codice di calcolo commerciale agli elementi finiti, visto che ormai consuetudine, diciamo, per chi opera in ambito strutturale, quindi tanto industrie quanto studi di progettazione, è consuetudine, vi dicevo, avvalersi di codici di calcolo agli elementi finiti. Quindi sostanzialmente vogliamo dare due scopi a questa lezione, vedere i concetti di base e vedere nel contempo anche un codice di calcolo commerciale. Passiamo quindi agli argomenti della lezione più in dettaglio. Vedremo una rapida introduzione, passeremo poi a quelli che sono i concetti di base del calcolo automatico dei telai, intendendo con calcolo automatico appunto un programma di calcolo a computer, e poi faremo alcuni cenni sul metodo degli elementi finiti. Nell'ultima parte della lezione passeremo a un esempio di codice commerciale, il software LUSAS di cui abbiamo la licenza qui al Politecnico di Torino. Vedremo un paio di esempi. Vediamo dunque una rapida introduzione. Nell'ottica di realizzare un programma di calcolo per l'analisi dei sistemi di travi, sostanzialmente possiamo seguire uno dei due metodi fondamentali che abbiamo introdotto nelle ultime lezioni, cioè possiamo seguire e cercare di implementare il metodo delle forze o il metodo degli spostamenti. Va detto però che il metodo delle forze non si presta bene all'implementazione su computer. Questo dovrebbe essere intuitivo, dovuto al fatto che la procedura per risolvere attraverso il metodo delle forze un telaio non è univoca. Infatti, la scelta, come abbiamo detto più volte, dell'isostatica associata all'istruttura iperstatica è arbitraria e non c'è un metodo univoco per determinarla. Tant'è vero che abbiamo visto che magari un'idea poteva essere quella di mettere una cerniera in tutti i nodi incastro, ma così facendo a volte ottenevamo una struttura isostatica, ma altre volte la reticolare associata era labile e quindi il procedimento risolutivo cambia completamente. Non solo, a volte cercando di rendere una struttura isostatica una struttura iperstatica, rischio di creare maldisposizione vincolare e quindi di complicare sicuramente la situazione. Quindi vedete che il metodo delle forze mal si presta all'implementazione su computer di un programma di calcolo. D'altro canto, invece, il metodo degli spostamenti è sicuramente più conveniente. Infatti, abbiamo visto che il procedimento che consente la risoluzione di un telaio è un procedimento univoco e sostanzialmente il metodo risulta insensibile alla distinzione che invece abbiamo fatto in precedenza di telai a nodi fissi e telai a nodi mobili. Il metodo degli spostamenti segue lo stesso schema risolutivo in un caso e nell'altro. Per queste ragioni, diciamo, i programmi di calcolo per la risoluzione di telai seguono in linea di massima, concettualmente, i passi che abbiamo visto con il metodo degli spostamenti. Vediamo qualcosa in maggior dettaglio. Vediamo allora come funziona un algoritmo di calcolo, così a grandi linee. Consideriamo un generico telaio come quello rappresentato qui in figura, quindi un sistema a molti gradi di iperstaticità, e allora dobbiamo innanzitutto andare a identificare un sistema di riferimento locale che indico con asterisco, quindi y asterisco, z asterisco, locale valido per ogni trave costituente il telaio. Nel contempo vado anche a definire un sistema di riferimento globale YZ valido per il telaio nel suo insieme. Come
col metodo degli spostamenti, abbiamo detto, le incognite iperstatiche sono S, dove S è il numero degli spostamenti nodali incogniti. In questo caso abbiamo 3 nodi sono incastrati, quindi hanno spostamenti nulli, abbiamo altri 5 nodi, il telaio, quindi abbiamo 5 per 3, avremo 15 incognite cinematiche, in quanto ogni nodo ha incognite i due spostamenti, le due componenti di spostamento e la rotazione. Per ogni trave, l'abbiamo visto già la scorsa lezione, possiamo scrivere la relazione che lega le reazioni vincolari agli spostamenti nodali. In questo caso ho cambiato leggermente la simbologia, questa è una relazione che abbiamo ricavato la scorsa lezione, ho cambiato la simbologia mettendo l'asterisco per ricordarci che questa relazione è valida nel sistema di riferimento locale e ho messo il pedice E per ricordarmi che la relazione è valida per il singolo elemento trave, quindi è quella che vale per la singola trave. Allora abbiamo Q con E star che è il vettore delle reazioni vincolari, KE invece è la matrice di rigidezza dell'elemento trave che abbiamo introdotto la scorsa lezione e che la cui dimensione è 6x6. Delta E star è il vettore degli spostamenti nodali ed FE star è il vettore equivalente dei carichi esterni. A questo punto, descrivendo appunto in maniera qualitativa, dobbiamo introdurre una procedura per passare dall'elemento locale alla dimensione globale della struttura. Allora, questa procedura si articola in 3 punti fondamentali. Una procedura di rotazione, cioè dobbiamo far sì che riportare tutte le travi nel sistema di riferimento globale, quindi dobbiamo considerare l'inclinazione delle singole travi. Poi il secondo punto è una procedura di espansione, cioè dobbiamo espandere tutti i vettori dalla dimensione 6x1, 6 è la dimensione della singola trave, 3 grandezze ad un estremo e 3 grandezze all'altro estremo. Quindi devo passare dalla dimensione 6x1 alla dimensione S x 1, dove S è il grado di indeterminazione cinematica di tutto il telaio. Infine ci vuole una fase di assemblaggio in cui si vanno a sommare le relazioni valide per ogni singola trave. Vado a sommare tutte le relazioni e ottengo quello che è il sistema lineare risolvente di tutta la struttura. Formalmente il sistema lineare risolvente lo scriviamo sempre come K per delta uguale a F, dove in questo caso K però è la matrice di rigidezza globale del telaio, la cui dimensione è S per S. Delta è il vettore degli spostamenti nodali, questa volta di tutto il telaio, ed F invece sarà il vettore delle forze nodali effettive ed equivalenti. Così facendo, risolvendo questo sistema lineare, ottengo le incognite principali del problema, che appunto sono gli spostamenti nodali. Va bene, qui abbiamo parlato di come si può risolvere e come si può implementare al computer la risoluzione di una struttura intelaiata. Facciamo adesso alcuni brevi cenni relativamente al metodo degli elementi finiti. Possiamo dire che per strutture bi e tridimensionali è possibile usare una procedura numerica analoga all'algoritmo basato sul metodo degli spostamenti che abbiamo appena descritto, che è valido per i telai. Il dominio occupato dal volume della struttura che si vuole analizzare, in accordo con questa procedura, viene ripartito in tanti sottodomini che prendono nome di elementi finiti. Il nome di elemento finito è poi quello che dà il nome all'intero metodo, il metodo cosiddetto degli elementi finiti. Allora vediamo un esempio, vedete qui ho preso un pezzo meccanico, la suddivisione in elementi finiti è detta con termine inglese mesh. Vedete, lasciando perdere i colori, vedremo poi che significato hanno, vedete che il pezzo è stato suddiviso in tanti volumi elementari, ciascun volumetto elementare prende nome di elemento finito.
All'interno di ogni elemento vengono definiti dei punti detti nodi. Se ad esempio consideriamo un elemento triangolare piano come quello qui rappresentato, abbiamo dei nodi, a volte i nodi possono essere solo i vertici, oppure possiamo avere l'elemento triangolare piano a 6 nodi in cui compaiono anche dei nodi a metà dei lati del triangolo. I valori delle componenti di spostamento dei nodi sono le incognite principali del problema. Okay? Quindi, un po' come abbiamo visto per i telai, dove le incognite erano gli spostamenti dei nodi, in questo caso, nuovamente, le incognite sono gli spostamenti dei nodi degli elementi finiti. In questo caso, però, vi faccio notare che i nodi, la collocazione dei nodi è in qualche modo arbitraria, nel senso che nel telaio invece i nodi hanno un ben preciso significato fisico, essendo i punti in cui confluiscono le diverse travi. Anche qui il primo passo è quello di andare a calcolare la matrice di rigidezza K con E del singolo elemento. A questo punto, attraverso opportune procedure di assemblaggio, si perviene al sistema lineare risolvente che formalmente coincide con quello visto in precedenza, dove K è la matrice di rigidezza dell'intera struttura e delta è il vettore degli spostamenti nodali di tutti i nodi della mesh ed F è il vettore che tiene in conto le forze esterne. Alcune osservazioni, vedete qui stiamo trattando il problema solo da un punto di vista qualitativo. A differenza dei telai, l'operazione di suddivisione in elementi finiti è arbitraria e di conseguenza la soluzione che otteniamo è una soluzione approssimata, non è certo la soluzione esatta, mentre col metodo dei telai, nell'ambito della teoria della trave, io ottengo la soluzione corretta. A questo punto cosa si può dire? Si può dimostrare che infittendo la mesh sotto opportune condizioni la soluzione converge a quella del problema elastico originario. Le funzioni spostamento definite su ogni singolo elemento sono funzioni piuttosto semplici, lineari, quadratiche, insomma funzioni semplici, ma il discorso è che infittendo opportunamente la mesh è possibile ottenere funzioni e spostamento che sono globalmente relativamente irregolari. Starà al buon uso del codice di calcolo, al buon utente, diciamo, andare a infittire la mesh laddove la soluzione è più irregolare in modo da avere un'approssimazione migliore. Chiaramente c'è qualche svantaggio nell'andare a infittire la mesh, è ovvio, vado ad aumentare il numero di elementi finiti, quindi vado ad aumentare il numero di nodi e quindi vado ad aumentare il numero di incognite. Il risultato è che si ottiene un sistema lineare ad elevatissimo numero di incognite e questo è il motivo per cui il metodo degli elementi finiti ha ricevuto un forte impulso soltanto da quando si è incominciato ad utilizzare intensivamente il computer, perché col computer è possibile risolvere senza troppi problemi sistemi lineari ad elevato numero di incognite. In assenza di computer questi metodi chiaramente non sono convenienti. Adesso passiamo, dopo aver dato un po' i concetti di base, all'esempio, un esempio di uso di un codice di calcolo commerciale agli elementi finiti, in particolare quello che vi propongo, il software LUSAS, di cui abbiamo la licenza per l'uso qui al Politecnico di Torino. Allora, come molti codici di calcolo agli elementi finiti, la risoluzione si articola in tre fasi. Una prima fase in cui avviene l'elaborazione del modello, si tratta di definire prima la geometria e poi di assegnare alla geometria le varie caratteristiche, vedremo poi in seguito cosa intendo. Dopodiché il programma dal modello crea un file di dati di input che viene dato in pasto al solutore, questo lo elabora, crea un file di dati di output e si passa quindi all'ultima fase, che è la fase di visualizzazione dei risultati. In inglese la prima fase prende il nome di pre-processing, il solutore si chiama Finite Element Solver e poi la fase finale è quella cosiddetta di post-processing, ovvero di visualizzazione dei risultati. Vediamo più in dettaglio la prima fase.
La prima fase è detta di pre-processing e consiste innanzitutto, e qui entro più in dettaglio nel funzionamento del programma LUSAS, consiste nella definizione della geometria strutturale e viene definita in maniera gerarchica, nel senso che prima vengono definiti i punti, poi le linee, poi le superfici e infine i volumi. In seconda battuta andiamo a definire i cosiddetti attributi, dove con attributi intendo la mesh, alcuni attributi geometrici, vedremo poi dopo cosa intendo, poi dobbiamo definire il materiale che si utilizza, la presenza di vincoli e la presenza dei carichi. Una volta che ho definito geometria e attributi, il passaggio successivo è andare ad assegnare gli attributi alle diverse parti costituenti la geometria del mio problema. Vediamo più in dettaglio la mesh. Allora, innanzitutto per definire la mesh occorre definire il tipo di elemento e qui sta all'utente andare a capire qual è la struttura che vuole andare a modellare e capire quindi qual è l'elemento più adatto da utilizzare. Se stiamo andando a modellare una struttura, un telaio ad esempio, allora potremo usare o l'elemento asta o l'elemento trave. L'elemento asta per le travature articolari, l'elemento trave per i telai, ma anche tra le travi vedremo. Abbiamo la possibilità di scegliere l'elemento trave di Eulero-Bernoulli o l'elemento trave di Timoshenko. Se invece abbiamo una lastra caricata nel piano, allora dovrò usare un elemento, ad esempio, triangolare per stato tensionale piano. Se la struttura bidimensionale invece è caricata ortogonalmente, dovrò usare un elemento, ad esempio, quadrilatero piastra. Quindi sta a chi usa il programma scegliere il corretto tipo di elemento. Seconda battuta, devo andare a decidere il tipo di suddivisione, regolare, irregolare, e quanto voglio fitta questa suddivisione, quindi il numero di elementi. Dobbiamo poi andare a definire le caratteristiche geometriche. Sto dicendo che se voglio andare a modellare una lastra, devo dare lo spessore della lastra. Se voglio andare a modellare un telaio, dovrò andare a dire al programma quali sono le caratteristiche geometriche della sezione costituenti le travi del telaio. Infine, materiale, noi faremo le semplici ipotesi di materiale elastico lineare, devo chiaramente inserire il modulo di Young e il coefficiente di Poisson che caratterizzano il materiale. Per concludere, devo andare a definire anche i vincoli a cui è soggetta la struttura e dovrò quindi definire appoggi, cerniere, incastri, vincoli cedevoli e quant'altro. E infine dovrò dare i carichi che possono essere o concentrati o distribuiti o termici e molti altri casi ancora. Vediamo dunque, adesso passiamo direi al programma, vediamo un paio di esempi. Incominciamo con un primo esempio costituito dal telaio che vi avevo già proposto prima. Allora proviamo a vedere come si fa a implementare questa struttura sul codice di calcolo. Vedete, la struttura è intelaiata. Vi ho dato anche la dimensione geometrica, L 4 metri. Q ed F sono il carico distribuito e un carico concentrato. Vi faccio notare che così a occhio direi che questa struttura è 12 volti iperstatica, la risoluzione manuale è chiaramente molto molto laboriosa, ma vediamo invece come si può procedere se si dispone di un codice di calcolo. Vediamo dunque di introdurre la geometria come primo passo. Qui parto già con la videata del programma. L'unica cosa che non vi ho fatto vedere è che prima ho detto che userò come unità di misura newton e metri. Andiamo a introdurre adesso le coordinate dei nodi del telaio. Allora, primo nodo a coordinate 0, 0, poi 4, 0, 8, 0, poi 4, scusate, 0,4. 4,4, poi 8,4 e infine 4,8 e 8,8. Così facendo ho definito tutti i punti coincidenti con i nodi del telaio. Andiamo a definire adesso i pilastri, seleziono due punti, poi col comando New Line vado a definire delle nuove linee che saranno i pilastri del mio telaio. Selezioniamo P8 e P6, P7 e P5, poi seleziono P4, P5,
5 più 6, e qui ho definito le due travi, e a questo punto l'unica trave che manca è quella congiungente P4 con P7, nuovamente col comando new line la ottengo. Oh, vedete, adesso abbiamo già definito completamente la geometria. Andiamo adesso a definire invece quelli che sono gli attributi. Gli attributi li trovate qui in ordine, sono quelli di cui vi ho parlato prima. Prima cosa, andiamo a definire la mesh, cioè il tipo di elemento. Qui devo discretizzare delle linee e quindi seleziono line. Così facendo, andiamo, vedete, ho un'ampia scelta, richiamo la vostra attenzione su due elementi, l'elemento thick beam e l'elemento thin beam, rispettivamente sarebbe trave tozza e trave snella, e corrispondono a trascurare o meno la deformabilità a taglio. In particolare, il thin beam è l'elemento trave di Eulero-Bernoulli che trascura la deformabilità a taglio, il thick beam è la trave Timoshenko che abbiamo visto tenere in conto anche la deformabilità a taglio. Scelgo thick beam, basta. Qui è il numero di divisioni per ogni trave, ma basta un elemento per ogni trave per ottenere il risultato esatto nell'ambito della teoria della trave. Come nome ci mettiamo semplicemente thick beam. Diamo ok. Adesso seleziono tutte, vedete, adesso devo assegnare gli attributi alla geometria. Seleziono tutto il telaio e trascino thick beam sul telaio stesso. Così facendo ho assegnato la mesh a tutta la struttura, che infatti adesso appare in grigio. Andiamo a continuare attraverso gli attributi. Dobbiamo mettere gli attributi di tipo geometrico, cioè dobbiamo dare le caratteristiche della sezione. Allora abbiamo delle travi, quindi delle linee. Dobbiamo andare a inserire i dati geometrici della sezione. Seleziono thick beam, visto che questo è l'elemento che ho scelto, e andiamo a dare i valori. Allora qui mi sposto sull'altro computer e vi faccio vedere qual è la sezione delle travi costituenti il telaio. Vedete, abbiamo questi valori per l'area. Allora andiamo a inserire a questo punto l'area è 9 per 10 alla meno 2, 9 e meno 2 metri quadrati. Poi abbiamo il momento di inerzia. Vi faccio notare che in genere il momento di inerzia solitamente lo indicavamo con i dx, ma in questo caso l'asse uscente dal piano del telaio è l'asse z, quindi va sotto i di zz e vale 6,75 per 10 alla meno 4 metri alla quarta. Infine dobbiamo inserire il parametro che mi definisce la deformabilità a taglio, che è dato dal rapporto tra l'area e il fattore di taglio Ty. Il programma lo identifica come ASY. Essendo la sezione quadrata, ebbè, molto semplicemente, quadrata di lato 30 cm, non l'ho detto prima, ma insomma, Ty, il fattore di taglio, è il 6 quinti che ben conosciamo, e quindi dobbiamo mettere 7,5 per 10 alla meno 2 metri quadrati. Oh, qui mettiamo sezione per ricordarci che sono le caratteristiche geometriche della sezione. Anche qui seleziono tutto il telaio e vado poi ad assegnare le caratteristiche geometriche a tutta la struttura. Procediamo, dobbiamo andare a definire il materiale, lo possiamo scegliere nella libreria. Vado a scegliere, vi dicevo, come ho detto prima, è il telaio costituito da travi in calcestruzzo. Scelgo concrete e vedete che il programma ha in memoria i valori del modulo di Young ed il coefficiente di Poisson. A questo punto non mi resta che andare di nuovo a selezionare tutto quanto e ad assegnare il materiale a tutta la struttura. Ultimi due passaggi, andiamo a definire i vincoli strutturali, devo andare a definire l'incastro. L'incastro cosa fa? Blocca la traslazione in direzione X, in direzione Y e blocca anche la rotazione attorno all'asse Z che è uscente dal piano del telaio. Quindi questo, vedete qui c'è free e qui c'è fixed, sono andato a fissare i gradi di libertà e quindi questa tabellina mi definisce la presenza di un incastro. L'incastro lo devo andare ad assegnare ai punti alla base che sono P1, P2 e P3. Trascinando il vincolo appena definito,
lo assegno i punti, vedete che compaiono delle frecce verdi che indicano che è bloccato tanto la traslazione quanto la rotazione. Ultimo passaggio, andiamo a definire i carichi. I carichi sono di tipo strutturale, abbiamo un carico distribuito che internal beam distributed, allora la direzione è la direzione Y, la direzione possiamo scegliere quella globale e usando la distanza di tipo parimmetrico con 0 e 1 indico che il carico è esteso dall'inizio alla fine della trave. Poi andiamo a dare i valori di carico alle due estremità, se fossero diversi prevederemmo una distribuzione lineare, ma mettiamo pure meno 8.000 per ambedue gli estremi e quindi ottengo una distribuzione costante e questo lo chiamo Q. A questo punto seleziono solo la trave L7 e vado a trascinare Q sulla trave L7. Vedete che compare in azzurro la presenza di un carico distribuito. Vi dicevo che nel punto P7 è definito anche un carico concentrato, allora semplicemente qui vado a scegliere Concentrated in direzione X e avevo detto che valeva 4 kN, ovvero 4000 N in direzione X e questa la chiamo F. A questo punto assegno a P7 la forza F. Oh, vedete, adesso ho completato perché ho dato sia la geometria, definito gli attributi e poi sono andato ad assegnare gli attributi alla geometria. A questo punto possiamo schiacciare il tasto Solve Now e vi dicevo, parte la risoluzione. Oh, vediamo qui il programma aveva già in memoria alcuni diagrammi di risultati, ma andiamo per ordine e togliamo tutte le cose che c'erano. Ecco, allora questo è il telaio di partenza. Andiamo ad esempio a visualizzare il diagramma di momento. Come faccio? Vedete, esce fuori questo menu e qui abbiamo diverse possibilità. Se ad esempio sono interessato ai diagrammi, scelgo Diagrams. Quale quantità voglio diagrammare? Scelgo Stress, stato di sollecitazione, e vedete che ho tre possibilità: Fx, che corrisponde al nostro sforzo normale n, Fy, che corrisponde al taglio Ty, ed mz, che corrisponde al nostro momento flettente mx, proprio perché il programma utilizza un altro sistema di riferimento. Allora mettiamo mz, come visualizzazione chiediamo di evidenziare i valori solo degli elementi selezionati. Possiamo scegliere evidenziare con una dimensione un po' maggiore e anche come scala aumentiamo un pochettino. Così facendo, vedete, ottengo il diagramma qui evidenziato. Vedete che in un attimo sostanzialmente il diagramma ha tirato fuori i valori. Il programma ha tirato fuori il diagramma di momento. Se sono interessato ai valori, posso selezionare ad esempio la trave L7. Vedete che vi fa apparire i valori di momento all'estremità e il valore di momento massimo in campata. Ovviamente vedete che il diagramma di momento è ovunque lineare, tranne sulla trave L7, dove essendoci un carico distribuito, il diagramma è parabolico. Avessi voluto il valore di momento su questa trave, semplicemente andavo a selezionare quest'altra e vedete che compaiono i valori di momento come newton per metri. Se fossi invece interessato alla deformata, vado a togliere il diagramma, vado a selezionare, prendo Deformed Mesh, cioè com'è la configurazione deformata, anche qui posso aumentare un pochettino. Oh, vedete che in questo caso questa è la configurazione deformata. I valori di spostamento dei nodi sono quelli corretti, però qui il programma semplicemente traccia delle linee rette che uniscono i nodi in configurazione deformata e quindi non è qualitativamente non è bella da vedere. Possiamo andare per visualizzare meglio la deformata, semplicemente andiamo ad aumentare la suddivisione in elementi finiti di ogni singola trave, supponiamo di dividere ogni trave in 10 elementi travi, tante travette, diamo ok, rilanciamo il programma, vedete
e dovrebbe automaticamente mostrarci la configurazione deformata. Vedete che così direi che la deformata è più significativa, vedete in particolare questo tratto quanto è inflesso per effetto del carico e oltretutto vedete che per effetto della forza orizzontale il telaio tende tutto a traslare verso destra. Bene, direi che con questa ultima videata concludiamo questo esercizio e passiamo al prossimo. Il secondo esempio che vi propongo è quello di andare a implementare sul codice di calcolo una lastra forata di acciaio. Allora qui vedete le dimensioni geometriche, in questo caso usiamo newton e millimetri, la lastra sia quadrata di lato 900 mm, il raggio del foro al centro della lastra è 50 mm, la tensione sigma applicata all'estremità della lastra è di trazione uguale a 50 newton al millimetro quadrato. La lastra è oltretutto spessa 10 mm. Il materiale che consideriamo in questo caso è acciaio, quindi caratterizzato da questi valori di modulo di Young e coefficiente di Poisson, e inoltre vi faccio osservare che dalla teoria, che non abbiamo visto, ma una teoria classica, si sa che per effetto di un foro all'interno della lastra si ha una concentrazione della tensione e in particolare si ha che in prossimità del foro la tensione di trazione massima raggiunge un valore pari a 3 sigma. Quindi se la tensione sigma applicata è 50 newton al millimetro quadrato, io so dalla teoria che un foro in una lastra infinita produce una tensione di trazione pari a 150 newton al millimetro al quadrato. Sappiamo anche che in prossimità invece di questi due estremi, quello sopra e sotto del foro, abbiamo una tensione circonferenziale di compressione pari a meno sigma. Vediamo di ritrovare questi risultati noti della teoria con il codice di calcolo. Passiamo dunque al programma, qui ho scelto newton e millimetri, e andiamo a definire dapprima alcuni punti. Allora, i punti che scelgo sono 50 di coordinate 50, 0, 150, 0, 250, 0, 450, 0, poi abbiamo 250,250 e infine 450,450. Così abbiamo definito alcuni punti. Adesso, vi dicevo, dobbiamo andare a elaborare la geometria e in particolare, vista la doppia simmetria della struttura, andiamo a discretizzare soltanto un quarto della lastra, in particolare il quarto, diciamo, in alto a destra. E andiamo quindi a definire, a suddividere questo quarto di lastra in sottosuperfici da suddividere poi ulteriormente in elementi finiti. Ovviamente la soluzione ci aspettiamo che sia più irregolare in prossimità del foro, se non ci fosse il foro la lastra sarebbe infatti uniformemente tesa, e quindi intendiamo fare delle superfici più piccole in prossimità del foro. Vediamo cosa vi propongo. Allora, andiamo dapprima a definire una linea che congiunga P1 con P2. A questo punto, per creare una prima superficie attorno al foro, prendo la linea L1, la seleziono e gli dico di creare una superficie attraverso il comando sweep, il comando trascina. Andiamo dunque a trascinare la linea L1 facendola ruotare di 45 gradi in senso antiorario attorno all'origine. Così facendo vedete che ho creato una prima superficie S1. Per creare altre due superfici vado a definire due linee, le congiungenti P4, P6 e P3, P5, e poi dico voglio andare a definire altre superfici col comando joining, cioè seleziono le linee L4 e L5 e gli dico geometry surface, vai a definire una nuova superficie unendo le linee che ho selezionato, by joining. Così facendo creo la superficie S2 e poi selezionando P5, le linee L5 ed L6, procedendo come prima, ottengo anche la superficie S3. Vedete quindi qui ho un ottavo di lastra. Se voglio poi ottenere un quarto di lastra posso copiare il tutto ribaltando attorno alla linea congiungente P6 e P7. Metto quindi in memoria i punti P6 e P7,
in modo da selezionare tutto e dire copia. Ho il tasto copia e questo. In che modo? Facendo un mirror, quindi ribaltando per simmetria attorno alla linea congiungente i punti 6 e 7. Così facendo, vedete che sono riuscito a finire la geometria e a completare la descrizione del quarto di lastra, suddividendolo a sua volta in 6 sottosuperfici. A questo punto passiamo agli attributi. Passiamo alla mesh, una mesh in questo caso di superficie. L'elemento è un elemento bidimensionale di un certo spessore costante caricato nel proprio piano. A questo punto allora dobbiamo scegliere un elemento di tipo plane stress, stato tensionale piano, scelgo pure quadrilatero, interpolazione quadratica e come divisione automatica il programma sceglie 4x4, ma possiamo infittire un po' di più dividendo ogni sottosuperficie in 6x6, 36 elementi finiti. Diamo come nome plane stress, ovvero stato tensionale piano. Ok. A questo punto seleziono tutto quanto e vado ad assegnare la mesh a tutto l'elemento. E vedete che così ho ottenuto la discretizzazione, la mesh che cercavo, e vedete che è più fitta in prossimità del foro esattamente come volevo. Andiamo adesso a definire le altre caratteristiche. Gli attributi di tipo geometrico per una superficie sono essenzialmente lo spessore, abbiamo detto essere 10 mm, questo quindi è lo spessore. Andiamo ad assegnare lo spessore a tutta la lastra, essendo costante, e andiamo a definire altresì il materiale. Il materiale abbiamo detto essere acciaio, quindi andiamo a scegliere mild steel, ok, e andiamo ad assegnare adesso l'acciaio a tutta la lastra. E voilà. Abbiamo assegnato anche il materiale. Ultimo sforzo, andiamo a definire vincoli e carichi. I vincoli che devo mettere sono dei vincoli sugli assi di simmetria. Dovrebbe essere intuitivo che l'asse verticale, per simmetria, sull'asse verticale non ci possono essere spostamenti orizzontali, quindi vado a bloccare lo spostamento in direzione X e lo chiamo vincolo di simmetria dell'asse Y. Ok? Quindi seleziono a questo punto l'asse di simmetria verticale e vado ad assegnare questo vincolo all'asse di simmetria. Vedete che compaiono queste forze e queste frecce orizzontali che indicano che lo spostamento orizzontale è bloccato. Analogamente vado a definire un vincolo che blocchi lo spostamento in direzione Y e lo chiamo asse di simmetria X. Seleziono le linee orizzontali e vado ad assegnare simmetria X a questa linea. Così facendo, vedete, compaiono gli altri vincoli. Ultima fatica, andiamo a definire il carico strutturale e lo definiamo come global distributed per unit length. In questo caso erano 50 newton al millimetro quadrato, devo andare a moltiplicare per 10, essendo lo spessore 10 mm, quindi qui metto 500 newton al millimetro. Seleziono la linea L16 e trascino qui sopra il carico. A questo punto ho veramente completato il tutto, lancio la risoluzione. E vogliamo in questo caso, beh, possiamo fare in diversi modi, in questo caso se vogliamo visualizzare ad esempio la mesh deformata, posso eliminare la mesh iniziale, la mesh deformata la trovo qua, vedete che per effetto del carico applicato la lastra tenderà ad allungarsi e restringersi nell'altra direzione. Ma forse più interessante è vedere il diagramma delle tensioni. Allora, in questo caso posso, togliamo un po' di etichette per capirci meglio, posso andare a diagrammare, ad esempio,
la componente di tensione che preferisco. Scelgo stress, vedete che ho tutta una serie di possibilità. Posso diagrammare la sigma x, la sigma y, la tau xy, le tensioni principali, massime e minime, sigma 1 e sigma 2, o quant'altro. Vedete che ho anche la sigma e, che è la tensione equivalente di von Mises. Se vogliamo limitarci alla sigma y, la componente sigma y, diamo un ok e vedete che questo è il diagramma che vado ad ottenere. Vedete che il verde corrisponde a uno stato tensionale all'incirca pari a 50 newton al millimetro quadrato, vedete che lontano dal foro lo stato tensionale quindi è costante, invece in prossimità del foro abbiamo che la tensione in direzione verticale qui è prossima allo zero, chiaramente sarà zero in questo punto, mentre raggiunge un picco in quest'altro punto. Vedete che qui vi riporta il valore massimo, che è 148,1 newton al millimetro quadro e che è prossima al valore teorico che vi dicevo prima di 3 sigma, ovvero 150 newton al millimetro quadrato. Se volete possiamo andare a fare uno zoom nella zona più sollecitata e vedete che in questo caso, vedete qui, si vede bene che dove è rosso qui si ha un incremento dello stato di tensione. Come ultima potenzialità del programma che voglio farvi vedere, il programma permette anche ad esempio di calcolare su una linea qualsiasi una componente di tensione o di spostamento, di deformazione, quello che preferite. Se ad esempio vogliamo la tensione sigma y sull'asse di simmetria orizzontale, scelgo Utilities, grafico attraverso struttura bidimensionale, do ok, seleziono l'asse di simmetria, vedete, posso scegliere una componente o di spostamento di tensione, scelgo la componente di tensione sigma y e ottengo questo grafico che vi fa vedere come varia la tensione sigma y sull'asse di simmetria. Vedete che lontano dal foro, qui c'è il foro, la tensione pressoché costante pari a 50 newton al millimetro quadrato e invece in prossimità del foro si ha un incremento dello stato tensionale fino ad avere un valore di circa 150 newton al millimetro quadrato. Bene, con questo direi concludiamo anche questo secondo esempio. Sostanzialmente vi ho fatto vedere appunto come funziona, quali sono in parte, solo in minima parte, le potenzialità di calcolo di codici di calcolo agli elementi finiti. Con questo concludo questa lezione e vi rimando alla prossima lezione, che è anche l'ultima lezione del corso. Grazie per l'attenzione.